Bene, ciao a tutti, sono Gesenato 81 e questa qui è la parte numero 19. Ci eravamo lasciati che aveva appena battuto Atena e la sua recluta e ha dovuto chiudere la parte in fretta perché stava per finire il tempo. E qui, dopo aver sfidato appunto la recluta e Atena, Lance ci dirà che dobbiamo uccidere dei Voltorb. Quindi Lance andrà a destra e noi a sinistra. Eccolo qua. Per ucciderli basterà parlargli. Io adesso penso che ne catturerò uno, dato che, cioè, si potrà catturare soltanto qui, anche se si potrebbe far sempre evolvere un Electrode, un Voltorb. Quindi adesso paralizzato, non riesco ad attaccare. Usiamo un botto in testa, qui adesso l'ho ucciso. Saliamo a livello 37. Qui adesso volevo... Chi faccio salire? E via, mettiamo Togekiss al primo posto. Adesso volevo provare a catturarne uno se ce la facevo. Usa rotolamento. Noi siamo extrasenso. E vediamo, provate a vedere se lo catturiamo così. Sì. Voglio dire questi che non sono difficili da catturare. E sconfiggiamo l'ultimo. Ecco qua. A livello 23. Anche gli altri due erano 23. Uso extrasenso come prima. Gli creiamo metà vita, come avete visto. E lo utilizzerò ancora per ucciderlo. Olè. Qua. E non sale di livello. Appena abbiamo finito, arriverà anche Lance, che dice che è tornato alla normalità e ti darà l'MR05, che è Mulinello. Qui ci fa uno dei suoi discorsoni. Dopodiché se ne andrà via. Possiamo uscire anche noi. Basta prendere questo coso per uscire. Eccoci qua. E come vedete la palestra sarà libera. Quindi potremo andare a sfidarla. Allora, mi sto curando i Pokémon. Perché ho deciso di andare a sfidarla, appunto. Allora, come avevo detto, la palestra è di tipo acqua-ghiaccio. Ci sarà da spingere dei blocchi per giungere. E nelle stanze successive, qui voglio battere gli allenatori. Voi fate come volete, se li volete battere, battete, se no è lo stesso. Qui, le mosse tipo tuono non hanno effetto su Swinub. Quindi, metterò Time Fusion. Che manderà KO a Swinub. Allora, mando un altro Swinub. Allora, nella prossima parte penso di allenarmi e Ampharos e Gyarados e Togetic tutti fino al livello 37. Quindi saranno allo stesso livello di Tenfluxion. Quindi, se volete, allenatevi anche voi. Oppure fate come vi pare, non so. Qui abbattiamo questo Jinx, che non sarà troppo difficile da battere. E spostiamo questo coso di neve addosso l'altro per andare avanti. Ciao, allenatore. Che avrà 3 Pokémon, un Seal. Ecco, questi Pokémon qui non saranno molto difficili da battere, dato che abbiamo mosse tipo elettro. Come vedete, sono super efficaci. Poi manderà un Devong, che è l'evoluzione di Seal. E vabbè, adesso non muore con una mossa, però.
Lui ci usa ripeti, quindi noi lo uccidiamo. E saliamo anche di livello. Manda Shield. E lo uccidiamo. Olè. Qui adesso non mi ricordo com'era. Qui vediamo, non mi ricordo com'era il percorsino. Allora, forse bisogna spostare questo qui qua. Allora, sto facendo un po' di confusione. Allora, così, così. Ecco, dobbiamo sfidare questo. Che ha un Shellder. Geloscheggia. Usiamo Tuono Shock. E lui se ne va. Poi userà un Cloyster. Uso Tuono Pugno. Ecco, lui ancora geloscheggia. Non muore. Adesso sì. Ok, perfetto, livello 32. E poi manderà in campo Seal. Qui ho usato un pugno, ma bastava anche usare un tuono shock, mi sa. Scendiamo, c'è ancora i Pokémon. Una volta uscita la palestra bisognerà rifare il percorso. Però non è difficile, dai. Qui rifacciamo. Cioè, qui è molto semplice. Magari questo qui è un po' di più, però. Ecco qua, sono andato incontro a questa allenatrice. Che avrà un Devon. Ecco, mi sono appena dato correre i Pokémon, adesso. Ecco, punto. Usa Quanello. Che si recupera un po' di vita. Quindi dai, mi è andata bene. Volevo che non mi cavasse la vita, ce l'ho fatta. E anche questa sciatrice qua è stata sconfitta. Come vedete, lassù c'è il campo palestra. Adesso andiamo qua, facciamo così, 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 ed eccoci giunti al campo palestra. Ok, iniziamo a sfidarlo. È il campo palestra Alfredo, mi sa, sì. E avrà i Pokémon tipo ghiaccio acqua, come vi ho detto. Manica Pusil, a livello 30, e usiamo Tonopugno, e andrà a KO, dato che è super efficace. Poi manderà in campo Pilosuine e io manderò Teflusion. Allora, proviamo con lava sbuffo, vediamo cosa fa. Va KO in un colpo, super efficace. E poi manderà Devong, quindi rimetterò ancora Ampharos. Devong al 32. Usiamo Tuono Pugno. Ecco, lui userà Aurora. Che mi cava abbastanza. Mi cava veramente molto. Paralizzato, quindi attacchiamo prima noi. Usiamo Tuono Pugno e lui è KO. Vedete, sta allenatore ha fatto prestissimo a batterlo. Ampharos sale a livello 33. E abbiamo già vinto. Vedete? Riceviamo la medaglia gelo. E possiamo usare un mulinello fuori dalla lotta. Possiamo uscire. Dai. Andiamo a curarci Pokémon. Però intanto si chiamerà il professor Elmer che dice che sta succedendo qualcosa alla torre radio. E si tratta del Team Rocket. Cioè te lo dice lui che si
Che molto probabilmente si tratta del Team Rocket. Quindi dovremo andare là, alla torre radio, per sconfiggerli. Allora, nella prossima parte non li faccio salire. Perché dato che dovremmo andare a sfidare la torre radio, li allenerò là. Quindi li farò salire là fino al 37. Comunque, ragazzi, per oggi la parte è finita. Allora, iscrivetevi al mio canale e commentate. Ciao a tutti da Cesenatteo81.